andiamo dai bambini dell'oncoematologia pediatrica. Cosa ha portato? I dolci, perché sono buonissimi e sono venuta apposta perché meritano tantissimo, sono degli angioletti bravissimi e quindi meritano di avere tanti tanti dolci. La decima edizione che ogni anno ci porta a fare questa Befana qua del poliziotto penitenziario, cerchiamo nel nostro piccolo di portare qualche oretta di sorriso a questi ragazzi che stanno combattendo una battaglia. Monumenta, adesso arrivo, monumenta. Monumenta. No. Ah, su che, chi è che mi volge? Bimbi, guardate che meraviglia. Facciamo un bel applauso, Santone Maria. Consuetudine, anche quest'anno abbiamo qua la sala piena dei nostri bambini ai quali presentiamo lo spettacolo di Burattini. Protagonista non può che essere Sandrone Pavirone dal bosco di sotto con tante legnate a fin di bene. Dicevo, abbiamo tanti bambini perché abbiamo per loro il club degli sgorghigoli, che oggi abbiamo 150 iscritti, e quindi li chiamiamo durante l'anno, cerchiamo di insegnare loro un po' di dialetto, un po' di modi di dire, e li aiutiamo anche con la manualità a creare i burattini. Quindi se avete dei figliuoli in tenera età, portateli pure da noi perché ci divertono con tranquillità. Bene, detto questo, volevo solamente ricordare che il 2020 sarà l'anno dei 150 anni del Sandrone e abbiamo in programma tantissimi festeggiamenti. Ah, i bimbi del Sandrone sono tutti bravi e tutti buoni. Difatti ho fatto fatica a arrivare perché avevo tanti regali, ma ce l'ho fatta finalmente. Bravo. Oh, questa mattina siamo in piazza per donare delle caramelle ai bambini e stare tutti quanti in compagnia e far sorridere. E siamo sempre in movimento noi. Come mai siete in due? Perché in due facciamo una coppia, perché vogliamo proprio darli a tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno. Dobbiamo far sorridere tutti. Bimbi buonissimi, ma il carbone non può mancare mai, se no si abituano troppo bene. Un messaggio per i bimbi. Allora, i bambini sono la cosa più bella del mondo, quindi insomma loro ravvivano il mondo. Sono stati buoni e hanno meritato tutti i regali che gli abbiamo portato. Il messaggio è che siano bravi a scuola, ubbidienti coi genitori e che vivono la loro giovinezza con gioia.